Ciao Cellino, bravo, bravo, complimenti, non si crescerà mai, non si crescerà mai così, non si crescerà mai. Un altro talento fatto sfuggire come Matteo Tramoi, non lo riscattiamo, non lo riscattiamo. 2,5 milioni, 2,5 milioni e non lo riscattiamo. Andiamo a riscattare Moreo Migliore che per carità ha fatto la sua buona stagione, ha fatto i suoi 10 gol, non è una punta, cosa gli vuoi dire? È giusto riscattarlo, ma non andare a riscattare Matteo Tramone 2,5. Fa davvero ridere, ma è un giocatore che in prospettiva può anche aiutare gli altri giocatori giovani che hai in rosa a emergere. Perché un giocatore che è la prima stagione che fa in Italia, 7 gol, 3 assist. Qualità tecniche impressionanti, ti salta sempre l'uomo, è propositivo, dà la carica ai compagni. Come fai a non riscattare un giocatore così? E poi ci vai a prendere per il culo in conferenza stampa, vuoi fare un progetto low cost con un giocatore di Serie C, vuoi tenere quei 5 o 6 come Bisoli, Bertagnoli, Aie, come Libandiere ad aiutare gli altri giovani che arrivano? Ci stai prendendo per il culo, poi adesso Joronen se ne va via, va al Venezia, ok, poi gli c'è quota di scadenza, non so che cazzo di clausole c'ha nel contratto, va al Venezia, arriverebbe Lezzerini, che a me non farebbe davvero schifo, anzi. Poi anche Cistana, me lo vuole il Verona, però non penso alla via, 8 milioni sono davvero tanti per Cistana, non penso li spenda. Ma Tramoni, ci siamo fatti scappare Tramoni, ci siamo fatti scappare Tramoni, Tramoni. Ma stai scherzando? A parte che indebolisci noi in una parte del campo come quando giochiamo col trequartista all'esterno, ci indebolisci perché lì non abbiamo giocatori all'altezza. E poi rinforzi una squadra che vuole subito tornare in Serie A, che è il Cagliari. E magari ci giochiamo anche noi in playoff, non lo so adesso che squadra metteremo su, ma rinforzi un Cagliari che sta facendo una squadra piena di giovani che può davvero fare un buonissimo campionato. È pazzesco, pazzesco Cellino, è pazzesco che fai una cazzata ogni volta. Tu fai qualcosa di buono e lo distruggi subito dopo. Incredibile, incredibile, incredibile Cellino, incredibile. Tramoni comunque lo amerò sempre, anche se purtroppo non è stato riscattato, uno dei giocatori più forti che ho visto da quando guardo Brescia, secondo me diventerà fortissimo, andrà a giocare in una squadra di prospettiva. E niente.